prima suonavo il pianoforte, da tempo ho abbandonato. Siccome è una tua grande fan, ti volevo chiedere se potevi fargli un appello per invogliarla a ricominciare a suonare. No, aspetta, aspetta. Ogni cosa ha il suo tempo, perché ci sono tante persone che hanno deciso di lasciare momentaneamente lo studio dello strumento, perché il pianoforte ti può tritare, ti può stritolare, perché ti mette in continuazione in confronto con i tuoi limiti, con il giudizio dell'insegnante magari. Non è facile fare i conti con questi aspetti. Certe volte abbiamo bisogno un attimo di distaccarci. Di riprenderci la nostra vita lontano dal giudizio spietato che noi stessi ci rivolgiamo contro e poi magari in futuro, così in maniera del tutto spontanea, il riavvicinamento che può avvenire anche attraverso la scoperta di un approccio creativo nei confronti del pianoforte. Quindi prova anche a scrivere musica, a scrivere la tua musica, quella non te la giudica nessuno e nessuno te la toglie. Forza! Ciao, da una persona semplice qualunque, ti Non ascoltiamo. esistono le persone semplici qualunque, siamo tutti Allora, da un'aliena di Bravo. avanzata età, Non a casa ti conta. ascoltiamo tantissimo, quindi tanto per fare riferimento alle critiche negative, Sì. e io ti dico soltanto questo, a parte ringrazio i tuoi fischi, credo a nome di tutti. E poi io sarei negli altri di uno di 2 anni e mezzo, e siccome in casa va sempre un po' di musica, non soltanto la tua, no? Però quando c'è il CD, qualcuno dei tuoi CD, e il mio piccolino di 2 anni e mezzo lo vedo molto interessato, è un bambino simpatico, e tu mi chiedo, ma perché dico così che nemmeno ti interessa più neanche il giocato? Ma nonna, perché mi piace Oh, tanto! bravo. Come si chiama? Diego. Diego, facciamo un applauso a Diego. Grazie. Una domanda che ti è già stata fatta riguardo le critiche che ti si pongono. A tempo fa ho visto un'intervista di Lucio Battisti che col tempo mi ha permesso poi col senno di poi di fare un parallelismo anche con la tua musica. Era un programma TV, un critico musicale, gli L'ho rinfacciava. vista pure io, Ah, ok. quell'intervista. Gli Sì. rinfacciava di avere un successo immeritato, di non avere un timbro vocale buono, di avere scarsa tecnica, di produrre delle canzoni commerciali. Al che Lucio Battisti gli risponde che la sua capacità è quella di saper Emozionale. creare, di emozionare, esatto, di saper toccare le corde profonde dell'animo umano, indipendentemente dalla tecnica che possiede. Innanzitutto volevo sapere che ne pensi e Allora. volevo anche farti una richiesta, Sì. se possibile. C'è un tuo pezzo che io amo tantissimo, che mi fa. Oddio, speriamo che non è difficile, perché No, non non lo potremmo so, fare non da credo. mesi. Mi fa venire in mente tante cose, mi fa tornare tanti ricordi. Aria, se Ah, potevi suonare. ok. Vabbè. Se mi sei arrivato a toccare il principio di serie, no, il Allora, sì, io pure ho visto quell'intervista. Ma come combatteva Battisti contro quel giornalista? Però Battisti ha fatto una scelta, a un certo punto si è sentito talmente braccato da queste critiche continue che ha detto, va bene, mi ritiro dalla scena mediatica, mi ritiro dalla scena mediatica. Tu considera che oggi le cose sono ancora più pesanti, perché comunque non c'era internet allora, cioè di fatto la critica era un articolo di giornale. Qualche giornalista che diceva così. Invece a me è arrivata addosso una corazzata apoteotica di cose, no?